Buongiorno carissimi amici di Realtim TV, oggi è tornato a trovarci uno scrittore, Roberto Tonelli. Buongiorno Roberto, benvenuto. Ciao, ciao, grazie, grazie a voi dell'ospitalità. Ecco, Roberto è qui a presentarci questo ultimo suo libro, Il dolce sorriso della morte, un uomo, i suoi demoni, per Mursia Editore, quindi stiamo parlando di un thriller, di un giallo. Sì, guarda, in realtà io lo definisco più un noir psicologico, nel senso che fa parte della collana Giungla Gialla Milano, che appunto ha tinte sicuramente forti, gialle, noir, e quindi ecco sì, se proprio va inserito in una categoria, credo che sia quella. Ok, però per approfondire i contenuti di questo libro passo subito la linea alla nostra splendida, come sempre, Giusy. Buongiorno Giusy, benvenuta. Grazie direttore, grazie. Buongiorno a lei, benvenuto Roberto, bentornato, bentornato. È sempre un piacere ospitarti. Grazie, grazie, lo stesso per me. Grazie. Allora Roberto, scrittore ma anche vicepresidente e fondatore dell'associazione Difesa Donne Noi Ci Siamo, ricordiamo appunto questa associazione molto importante nella prevenzione, nella sensibilizzazione per quello che è appunto il contrasto alla violenza di genere, purtroppo sempre molto presente. Sei anche un papà affidatario, ti sei occupato sempre tanto di sociale, sei già stato nostro ospite per parlare di un altro libro che era appunto Credi davvero che sia sincero, di cui non dirò nulla perché se qualche nostro amico a casa non l'ha ancora visto può approfondire dalla nostra precedente video intervista. Oggi ci presenti questo tuo nuovo bellissimo lavoro che faccio subito vedere, eccolo qui, lo ripetiamo, Il dolce sorriso della morte, un uomo, i suoi demoni. Insomma, il tuo ingresso in una casa editrice, fammelo dire, che io amo molto, è che non solo io, perché è una casa editrice prestigiosa, sto parlando di Mursia Editore ovviamente, con anche una collana abbastanza interessante che è quella di Giungla Gialla, curata da Fabrizio Carcano. Allora, un bellissimo esordio Roberto, perché questo noir, perché è assolutamente direi un noir, è intrigante, è duro, è avvincente, permettimi di dire che è anche molto realistico, il che lo rende quasi a volte un pugno allo stomaco, perché usi un linguaggio molto forte, crudo, ci sono delle tematiche sicuramente inquietanti, dove io ho anche riscoperto un po' quello che è il lato che ho appena citato, cioè il tuo lato di impegnato nel sociale, dove appunto ti sei scontrato con situazioni drammatiche di violenze, di abusi sessuali, situazioni dove appunto vediamo un essere umano in difficoltà, un essere umano che ha subito psicologicamente, fisicamente degli tra virgolette attentati. Quindi questo l'ho riscoperto in questa tua in questo tuo libro e mi ha dato quel tocco in più, quindi anche conoscendoti credo che c'è moltissimo di tuo qua dentro, ma adesso magari me lo spiegherai meglio. Ecco, una sfida sicuramente tra il bene e il male, quindi questo è uno dei temi centrali, dico uno perché poi ce n'è tanti. Questo bene e questo male che spesso, come dire, la linea di demarcazione fra loro due, ci sono dei momenti in cui si avvicina talmente tanto da quasi, insomma, non dico unificarsi, ma si rasenta un po' questa cosa. Ecco, di cosa parla questa storia? C'è un personaggio particolare, perché è un personaggio che ha sofferto tanto, un personaggio che ha subito violenza e quindi è un personaggio che scatena in lui un qualcosa di drammatico. Vogliamo dire qualcosa in più? Sì, guarda, allora intanto grazie per quello che hai detto nell'introduzione, perché cioè, per me è molto importante questo aspetto a cui hai fatto riferimento. Cioè, sì, a me piace scrivere, ma mi piace soprattutto, diciamo, attraverso la scrittura, anche in questa storia che appunto l'altra di cui si è fatto accenno prima era ispirata a un fatto realmente accaduto. In questo caso no, ma forse in qualche modo è quella più vera che ho scritto, perché credo che ci sia tanto di mio, cioè di mie esperienze, insomma, diciamo non particolarmente felici, poi ovviamente alcune le ho estremizzate, altre un po' meno, ma ecco, io la sottolineatura che hai fatto rispetto al confine molto sottile che alle volte
insomma, si trova nella vita, no? Cioè, io quando ero bambino veramente chiedevo sempre a mia mamma: mamma, chi sono i buoni? Perché ovviamente volevo stare dalla parte, insomma, dei buoni, no? Perché credo che sia giusto così. Però poi crescendo mi sono reso conto che tante volte quelli che vogliono a tutti i costi apparire buoni, poi forse buoni fino in fondo non lo sono, e quelli che sono cattivi non che abbiano una giustificazione o una spiegazione delle azioni sicuramente sbagliate, però comunque hanno un loro, insomma, un loro contesto, una loro esperienza di vita, cioè qualcosa che comunque li ha portati in quella direzione. Quindi ecco, a me importava molto andare dentro, ecco perché io scrivo sempre in prima persona, cioè una cosa che per me è importante, cercare di entrare dentro la psicologia dei personaggi, e quindi, cioè, mi interessa in particolare, ecco, questo aspetto di, insomma, andare dietro, ecco perché prima dicevo che era un noir, perché secondo me appunto il noir, cioè, non, per intenderci, non devi scoprire chi è il cattivo, lo sai fin dall'inizio, ma in qualche modo cioè, gli vai dietro, no? Vedi come si evolve, come le sue motivazioni, ripeto, che non sono condivisibili, cioè non c'è un giudizio, c'è però un andare insieme, ecco, a un cattivo, perché appunto, come dicevi tu, il linguaggio sicuramente, cioè, ho cercato più possibile di adattarlo, no? a questo contesto, e quindi ecco, sono un po'... Assolutamente sì, nel senso anche la tua caratterizzazione psicologica dei personaggi è molto forte e ritorno a dire quello che ho detto all'inizio, cioè si vede che tu hai comunque vissuto anche attraverso esperienze di altre persone determinate situazioni. Ecco, quanto i traumi di una persona possono essere davvero un problema per quello che poi è la sua vita futura, per quello che poi è insomma, il suo proprio background psicologico, soprattutto traumi, violenze subite da giovani o giovanissimi, quanto questo può turbare e distruggere la psiche di un essere umano? Ma credo che in questo senso ci siano, insomma, molti studi che approfondiscono questo aspetto, e credo che sia noto, no, il fatto che molti veri serial killer, insomma, tipicamente abbiano nel loro passato a loro volta subito violenze o comunque vissuto contesti non favorevoli alla socializzazione, al coltivare comunque, no, l'affetto, l'amore, cioè quei sentimenti positivi che quando insomma ne sei privato, ecco, fin da bambino, è chiaro che te li porti dietro. Poi cioè, ecco, credo che ci sia poi forse un momento nella vita nella quale ti trovi, no, un po' a fare quella, cioè a scegliere una strada quando riesci a farlo, perché tante volte sappiamo che non è neanche una libera scelta, no? Ti ci trovi senza averlo scelto, però quando diciamo sei più fortunato, ecco, hai la possibilità magari invece proprio di dire prendo una direzione o ne prendo un'altra, e forse lì che insomma bisogna tirare fuori risorse, ecco, che magari uno non sapeva neanche di avere, però appunto, ecco, sicuramente cioè, sono sofferenze che magari da un lato ti fortificano e dall'altro però sicuramente, insomma, te le porti dietro per sempre, come credo in realtà tutte le esperienze della vita, no? Io credo che ognuno di noi è il frutto di quello che ha vissuto e si cambia inevitabilmente. Certo, però ci sono magari appunto delle violenze più, certo, o meno gravi, e c'è anche un modo di reagire diverso, perché possiamo vedere una persona che reagisce soffrendo, però magari non diventa aggressiva, è un'altra che magari è più fragile e invece diventa aggressiva, diventa, come dici tu, anche un serial killer. Vediamo la storia di cui stiamo parlando, quindi una persona che soffre e che scatena questa reazione di aggressività, di voglia di uccidere, di proprio violenza. E questo fa anche un po' paura, perché quando è che nella mente, nella psiche dell'essere umano parte questa reazione? Cioè, i serial killer, gli assassini, questa tipologia di assassini, noi potremmo averla anche accanto a noi come qualsiasi persona normale. In questo momento mi viene anche in mente, non so, non c'entra, però Stephen King, che ti dice che l'assassino può essere tranquillamente il tuo vicino di casa, cioè è un classico. Ecco, questo è inquietante, perché
una mente così sofferta può avere questo exploit. Quindi questa è una cosa che ritorna in questo tuo libro. Ecco, andiamo un po' più nel particolare senza spoilerare. Abbiamo Marco, quindi questo personaggio principale, chi è? Descriviamo un po' le sue caratteristiche e un po' questo rapporto anche tossico con la mamma, queste sue paure. Quindi chi è Marco? Ma guarda, io me lo sono immaginato come un ragazzo, forse un uomo potrei dire, impacciato, goffo, sempre, cioè tipo ha studiato biologia ma fa il consulente finanziario grazie a un corso serale, quindi insomma sempre uno fuori posto, fuori contesto, uno che non si sa relazionare con nessuno, insomma non si aspetta niente dal suo futuro e all'inizio sembra che quasi gli vada bene così, quindi come dire uno sconfitto, un ultimo, un invisibile, no? Una persona appunto che sembra a cui nessuno presti attenzione. Poi però appunto come dicevi tu, sostanzialmente fin dall'inizio c'è questo rapporto con la mamma che è molto oppressiva, gli trasferisce la sua paura per il mondo circostante e però appunto lui a un certo punto inizia a reagire in modo molto violento nei confronti delle persone che in qualche modo ritiene che gli abbiano fatto qualcosa, l'abbiano messo in difficoltà, l'abbiano umiliato e poi in qualche modo diciamo perde un po' apparentemente, no, il senso, cioè che lui si accanisce con chiunque gli faccia un torto più o meno grave, cioè per lui è giustificato rispetto a commettere degli omicidi e quello che è almeno nelle mie intenzioni è rappresentare il fatto che lui, in quanto legittimato, no, a commettere queste azioni, non provi niente, cioè lui non prova nessuna empatia verso le persone che gli stanno attorno, ma neanche in quei frangenti lui è capace di provare un minimo sentimento, no? Quindi ecco, ho cercato proprio di rappresentare un personaggio assolutamente incapace di emozionarsi, di provare dei sentimenti, credo che insomma siano comuni alla maggior parte delle persone. Un uomo, diciamo, apparentemente normale, un uomo normale che vive questa condizione anche un po' di mediocrità, che non brilla, nessuna cosa, che poi viene totalmente sopraffatto dai suoi demoni, perché poi tornando un po' al suo titolo è anche un po' questo, cioè lui viene anche totalmente sopraffatto, quindi si perde. Assolutamente, sì, però poi in realtà da questa esplosione di violenza in qualche modo sembra trarre consapevolezza, perché poi inizia una relazione con la collega, cosa che fino a quel momento non pensava minimamente possibile, perché diceva cosa faccio poi la porta a cena a casa di mia mamma, e quindi anche nella relazione poi che sembra in qualche modo normalizzare, no? Cioè uno che comunque incomincia ad avere una relazione con una ragazza, cioè comunque in qualche modo ecco inizia quasi uscire, no, dal suo guscio, dal suo dalla sì, campana di vetro, totale, esatto, che è anche opprimente in questo caso, esatto, cioè lui non lo aiuta, esatto, cerca proprio di reagire, no, cerca in questo modo di sdoganarsi, no, di trovare il suo posto nel mondo e però anche nel rapporto, ecco, che instaura con questa ragazza fa fatica, perché appunto lei gli racconta un episodio che l'ha fatta soffrire in passato e che appunto è un riferimento a quello che dicevi tu prima rispetto a, insomma, tematiche sociali che per me sono importanti, però anche in quel caso io ho voluto rappresentare che lui non sapesse che cosa, lui dice boh, adesso chissà cosa si aspetta questa da me, cosa le devo rispondere, perché appunto lui si rende conto, no, che cioè un'altra persona sta condividendo una cosa importante della sua vita, ma lui non ha la minima idea di come affrontarla. Esatto, fermiamoci perché sennò ci sbilanciamo troppo. Andiamo all'aspetto interessante dell'ispettore, perché c'è questo ispettore, Barzagli, che indaga chiaramente, quindi è la parte diciamo legata a chi indaga sull'assassino, sul serial killer presunto, tale eccetera, si avvale dell'aiuto di uno psicoterapeuta, però questo ispettore effettivamente si lascia prendere tantissimo da questa situazione, cioè si lascia quasi ossessionare e metterà a rischio non solo la sua carriera, quindi entrerà molto dentro diciamo questa situazione. Sì, anche in questo caso mi sembra che tu abbia colto esattamente quello che volevo rappresentare, mi fa piacere, nel senso che
io credo che un po' nell'immaginario collettivo, no, ci sia l'idea che, insomma, chi investiga in qualche modo trovi sempre la soluzione, no? Cioè siamo abituati a libri, film, serie nelle quali, insomma, appunto il bene di norma prevale e appunto questi investigatori alcune volte anche quasi magicamente, no, trovano sempre la soluzione a qualsiasi, insomma, caso. Magari insomma, esatto, esatto, nei libri, ma purtroppo non nella realtà. Esatto, ma è proprio per questo, insomma, siccome purtroppo sappiamo che non è così nella realtà, e ho voluto rappresentare appunto questo ispettore di polizia, questo Barzagli, come uno che si portava dietro dei fallimenti. Lui in particolare ricorre questi, insomma, aveva indagato sul caso di due fratellini trovati morti di cui lui non era riuscito a trovare insomma il colpevole, e in qualche modo appunto c'è anche la relazione con la moglie, che era stata lei a mandarlo dallo psicoterapeuta all'epoca perché si rendeva conto. Cioè io credo che ci siano in effetti dei lavori, no, dei mestieri che, cioè, è difficile staccare completamente, no? In qualche modo te li porti a casa. Io ho parlato con un ispettore capo vero della polizia e una cosa che assolutamente mi ha colpito è stato questo suo racconto, perché lui diceva, cioè, quando io intervengo che trovo appunto una donna uccisa dal marito o massacrata dal marito, poi torno a casa e non è che mi viene proprio da ridere e scherzare come se niente fosse, no? Non è semplice. Esatto, e quindi ho cercato, ecco, di proporre anche questo aspetto, e poi insomma appunto non posso addentrarmi troppo. Però è molto interessante quest'altro, diciamo, punto della storia, dove insomma si svilupperanno le cose interessanti. C'è un finale che non è scontato assolutamente. Si tratta appunto, durante tutto il libro, di argomenti, lo ripeto, anche importanti, perché si parla appunto di persone che hanno subito, che soffrono violenza, si parla di bullismo, si tratta appunto di tematiche sociali, di quindi c'è un po' di tutto in questo tuo libro, che chiaramente consiglio assolutamente, ti faccio i complimenti. Ti chiedo come è andato questo esordio nel team Giungla Gialla di Mursia, insomma sarai contento, ho letto anche un po' i ringraziamenti, io vado a leggere tutto, com'è stato questo ingresso nel team, dai? Ma guarda, ti dirò molto, molto positivo, nel senso che credo che forse in tutti i campi, no, c'è sempre un po' di competizione, cioè di alcune volte sana, alcune volte direi meno, e invece in questo caso devo dire che tutte le autrici e gli autori di Giungla Gialla, cioè, come dire, ci si supporta, cioè per dire Simone Pavanelli in particolare, che mi ha passato dei contatti, cioè per andare a fare insomma incontri nelle varie librerie, quindi cioè, quando ci sono i concorsi cerchiamo sempre di sostenerci a vicenda, quindi ecco, devo dire, poi vabbè, insomma, Fabrizio Carcano l'avevo incontrato anni fa e insomma quando ci siamo ritrovati è un piacere, perché vedi proprio quanto ci tenga, quanto si spenda, alcune volte anche mettendo in secondo piano, perché anche lui è uno scrittore, anche lui ha i suoi progetti, certo. Esatto, che tra l'altro mi piace molto, perché ho letto diversi suoi libri e è un autore assolutamente di valore, ma che spesso appunto si mette in secondo piano per far risaltare noi, quindi devo dire che sicuramente è una soddisfazione e anche cioè si alzano un po' le aspettative, no? Quindi, non voglio, dai, sei sì, no sicuramente sono contento e poi la cosa che mi fa più piacere è, per esempio, quello che hai detto tu, no? Nel senso che, sai, quando uno scrive cerca, no? Ha l'idea, insomma, mentre è lì nella sua stanzetta buia a picchiettare sulla tastiera, di trasmettere delle cose, però poi quando, insomma, in qualche modo vedi che arrivano a chi legge, cioè per me è sempre un po' una cosa un po' magica, no? Perché, cioè, alla fine io e te non ci conosciamo, così come non conosco, certo, la maggior parte dei lettori. È anche una missione, tra virgolette, perché poi quando si parla anche di cose importanti, poi ricordo che tu ti occupi anche di tante cose sociali importanti, quindi anche nella tua scrittura comunque lanci dei messaggi. Questo chiaramente è un noir, con quello che poi c'è anche di fantasia, di esagerazione, e ci sta. Però, come ti dicevo all'inizio, ci sono anche dei messaggi, ci sono delle tematiche
sei portato a fare delle riflessioni e questo è importante. E poi soprattutto coadiuvato anche da un team, come hai detto, poi il risultato viene fuori bene, come in questo caso. Quindi ottimo, ottimo lavoro, direi ottimo esordio in questo caso riguardo Mursia. Progetti futuri, Roberto, stai già pensando a qualcos'altro? Ma guarda, in realtà sì, cioè nel senso che una mattina ho chiamato mia moglie e le ho detto: senti, mi è venuta un'idea di come si potesse evolvere questa storia, che tra l'altro è stata, diciamo, l'assist me l'ha dato proprio Fabrizio Carcano, perché l'abbiamo editata, l'ultima mano di editing l'abbiamo fatta insieme, e mi aveva, insomma, dato un'idea che poi, insomma, era valida ovviamente, ma avevo deciso di seguire un altro filone. Però appunto mi aveva dato uno spunto. Poi settimana scorsa mi ha scritto una ragazza che l'ha letto e mi ha detto: guarda, a me piacerebbe se succedesse questa cosa. E quindi, siccome già avevo una mezza idea, è accesa la lampadina, diciamo. Esatto, adesso sto incominciando a immaginare nella testa come potrebbe proseguire. Bene, siamo contenti, anche perché mi ricordo già nella precedente intervista che ci avevi dato le anticipazioni per questo, quindi insomma è sempre di buon auspicio e chiaramente noi ti seguiremo con interesse. Ricordiamo, Roberto, anche in chiusura i contatti per invece l'associazione Difesa Donne Noi Ci Siamo, che è una cosa molto importante di cui ti occupi. In chiusura dimmi qualche coordinata online, eccetera. Sì, allora grazie anzi di avermi dato questa opportunità, perché allora, c'è il sito che si chiama www.difesadonne.com, c'è la pagina su Facebook Associazione Difesa Donne Noi Ci Siamo, e velocissimamente a ottobre saremo per 4 giorni al Fringe Festival al Museo del Fumetto di Milano e per presentare lo spettacolo che è stato tratto dal mio libro Credi Davvero Che Sia Sincero, che era ispirato al femminicidio di Monica Ravizza, un'amica di mia moglie, appunto, che è stata uccisa da chi diceva di amarla. E quindi appunto stiamo lavorando proprio sulla prevenzione contro questa piaga della violenza di genere, e vediamo che siamo andati in tante scuole, oratori, insomma in vari contesti, proprio perché vediamo che in qualche modo funziona, ecco, cioè avere visivamente, no, ci sono dei segnali, degli indicatori di pericolo che spesso vengono giustificati, sottovalutati o non riconosciuti, invece ecco, se la consapevolezza potrebbe fare la differenza. Fondamentale, questo è un lavoro importantissimo quello che fate, e anzi il ringraziamento a nome mio, ma sono sicura di essere portavoce un po' di tutti, anche gli amici che ci ascoltano, per queste cose così importanti che fate. Grazie Roberto per essere stato con noi, sempre un grande piacere. Grazie anche per me, grazie a tutte e due ovviamente. Complimenti per questo libro, ovviamente consiglio l'acquisto e la lettura a tutti gli amici a casa del Dolce Sorriso della Morte, un uomo, i suoi demoni. Editore Mursia, collana Giungla Gialla, per Realteam TV Roberto Ottonelli. Grazie Roberto, alla prossima. Grazie a te, ciao. Ciao, Maurizio.